L'abbraccio con Papa Francesco ci lascerà coraggio per il futuro. È il pensiero di Monsignor Gianfranco Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, per la visita del Pontefice nelle diocesi di Campobasso e Isernia, sul tema «Dio non si stanca di perdonare». Papa Bergoglio, in oltre 10 ore previste, incontrerà anzitutto il mondo del lavoro e dell'industria nell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise, per poi celebrare la Santa Messa nell'ex stadio Romagnoli. Dopo l'abbraccio con i malati nella cattedrale di Campobasso, Papa Francesco pranzerà con i poveri assistiti dalla Caritas nella Casa degli Angeli. La gioia sarà protagonista poi nell'incontro con i giovani delle diocesi di Abruzzo e Molise nel piazzale del santuario di Castel Petroso. Il pontefice, che mai dimentica quanti la società tende invece a marginalizzare, si recherà poi nella casa circondariale di Isernia per incontrare i detenuti e nella cattedrale per visitare i malati. Ultimo appuntamento di questa lunga giornata, l'incontro con la cittadinanza e l'indizione dell'anno giubilare celestiniano nella piazza della cattedrale di Isernia. Con noi l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Gianfranco Maria Bregantini. Pensavamo che mai questo Papa, che ha un cuore mondiale, avrebbe pensato alla nostra piccolissima regione. E invece la scelta, crediamo, proprio perché è piccola, proprio perché è periferia. E sono quelle periferie, come quando va in Calabria, che lui privilegia. Per cui ciò che è piccolo, agli occhi suoi diventa grande. E chi da grande presume di essere prezioso, di fatto non ha quella considerazione che si aspetterebbe. È una dimostrazione ancora del suo stile di essere pastore, cioè pastore tra le pecore più fragili, più deboli, che fanno più fatica nel camminare, ma che abbracciate da lui possono correre sulla strada della speranza. Il Molise è una regione poco conosciuta, ma contraddistinta dalla laboriosità della gente e dal cuore grande della sua fede. A tutti Papa Francesco indicherà ancora l'amore di Dio per superare le difficoltà materiali e il coraggio della testimonianza per diffondere la luce del Vangelo. Troverà una chiesa che vive di con dignità. Il Molise è una regione serena, piccola ma nobile, di grande cultura, di grande dignità, però è anche fragile, proprio perché è fondamentalmente legata al mondo rurale, e oggi il mondo rurale non è più prioritario nei grandi schemi della politica, purtroppo. Però è anche vero che mai come oggi l'agricoltura sta tornando a diventare centrale. Le scuole agrarie l'anno scorso hanno registrato il 40% in più di iscritti in tutta Italia, così le facoltà di agraria all'università. Questo dimostra che il mondo rurale, che è la componente fondamentale del mondo del Molise, può diventare per tutta Italia una lezione di vita. E noi crediamo che da questa cattedra, tramite questa presenza, il Papa darà a tutta l'Italia un grande impegno a dire: valorizzate le fragilità perché diventino forza, valorizzate le ruralità perché diventino centrali, valorizzate il tipico perché divenga fonte di lavoro, valorizzate tutto quello che la tradizione e le famiglie sane ci hanno consegnato perché diventi occasione di crescita per tutta la realtà italiana.